Ciao ragazzi, benvenuti sull'Angolo Fumettoso, io sono Simone e oggi parleremo di un libro speciale, Mi rispecchio nel frigorifero, ultima opera di Stefano Spagnuolo, edito da Edizioni Grifo. Come vedete appunto non abbiamo lo sfondo di Dylan Dog dietro, ma abbiamo uno sfondo, abbiamo due quadri e quindi è un video che ci fa capire che oggi parleremo di libri e non di fumetti. Per chi non lo conoscesse, Stefano Spagnuolo, quindi lo scrittore di Mi rispecchio nel frigorifero, l'autore, è un biologo ambientale per differenti progetti ministeriali e formativi, tratta il tema dell'alimentazione degli animali sulla rivista I nostri cani, ha vinto il premio Newton a soli 17 anni, premio letterario Igea 2017 seconda edizione, con la casa editrice Aldenia di Firenze ha pubblicato la trilogia delle città polmonari. 30 maggio 2018 vince il prestigioso premio letterario a Trieste CISL Medici 2018 per il Friuli Venezia Giulia, concorrendo per il suo primo lavoro di narrativa scientifica chiamato È tutto successo in laboratorio, un batterio raccolto. Con il suo ultimo romanzo Beauty Insidia ha vinto il premio speciale Arte per Amore, premio internazionale Michelangelo Buonarroti 2018 e il 30 maggio 2019 vince come premio miglior opera artistica letteraria CISL Medici 2019 per il Friuli Venezia Giulia con l'opera Dolly, storia di una citovita vissuta. Nel 2019 questo grandissimo biologo, medico e autore se ne esce creando un'opera di tutto rispetto, Mi rispecchio nel frigorifero. Ringrazio Stefano per avermela mandata in maniera fulminea, lo ringrazio davvero perché è un'opera davvero ben fatta, è una graphic novel. Non vi spoilerò ovviamente tutto l'interno, ma vi faccio vedere un attimo qualche disegnino davvero ben fatto. Vedete, tutto romanzo e fumetti assieme. Qui abbiamo la dedica fatta direttamente da Stefano Spagnuolo per il sottoscritto, grazie mille davvero perché molto 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 bella, e vi dico immediatamente che il disegno di copertina e le illustrazioni di questo volume sono state realizzate da Lucia Cafaro. I disegni, la sceneggiatura e i personaggi sono stati ideati dall'autore. Si ringrazia Lucy Tafuro per la supervisione dei dialoghi. Quindi il libro è uscito nel 2019, è un libro valido perché parla dei disturbi alimentari, parla di una storia vera successa a una paziente di Stefano. Ovviamente poi la storia è stata anche romanzata, quindi è stato un po' aggiunto e tolto qualcosa proprio per creare un po' storia, romanzo e graphic novel. I disegni sono davvero ben fatti perché accompagnano il lettore in questa avventura, in questa sorta di dialogo diretto tra il frigorifero. Un frigorifero è uno specchio, quindi potete immaginare questi due oggetti che parlano tra di loro, e ognuno, cioè ogni oggetto, incolpa l'altro per aver causato problemi agli umani, problemi di dieta, problemi psicologici, perché come sappiamo sono comunque due oggetti fondamentali nella vita dell'uomo. Lo specchio, perché attraverso lo specchio l'uomo si guarda, si vede, alcuni diventano appunto narcisisti, alcuni si disprezzano. Quindi lo specchio è un qualcosa dove l'uomo, intendo uomo o donna, si rispecchia, si guarda e può odiarsi come può adorarsi.
e lo specchio molte volte può tradire, perché può creare dei problemi, perché l'uomo purtroppo vive con degli stereotipi, ok? Quindi il fisico atletico, il fisico longilineo, quindi comunque lo specchio realmente può creare anche dei problemi psicologici e non bisogna mai cadere in questi tipi di problemi. Il frigorifero è un altro oggetto che può causare problemi. Vediamo che all'interno appunto della graphic novel il frigorifero verrà accusato perché contiene all'interno degli alimenti a lunga scadenza, che contengono conservanti, contengono coloranti, contengono comunque delle sostanze che aiutano a mantenere il prodotto, che però rendono il cibo, ecco, non naturale, quindi non è un cibo artificiale, è un cibo naturale ma con dei conservanti artificiali, quindi è un qualcosa che non è davvero dal produttore al consumatore. Quindi anche il frigorifero realmente ha delle colpe, perché in qualche maniera, come dire, invita l'uomo a, appunto, ad aprirlo e a mangiare a sazietà. Ecco ragazzi, Stefano Spagnuolo ci porta in questa dimensione dove troviamo questo confronto tra l'uomo, che poi realmente si è estinto all'interno della graphic novel, quindi troviamo un po' questi voli pindarici tra frigo, specchio e lettore, quindi ci porta a diretto contatto con la storia che ci racconta Stefano. Ragazzi, io vi consiglio di reperirlo, potete trovarlo su internet, in tutte le librerie online, quindi tutti i tipi di distributori potete trovarlo in rete. Il prezzo è comunque di 13,50, quindi qualcosa di un prezzo irrisorio. Vi consiglio di prenderlo perché, ripeto, vi mette in diretto contatto con la storia di Stefano, poi anche piacevole perché, ripeto, non è il classico romanzo ma è una graphic novel particolare. C'è anche un effetto speciale dentro, unendo anche le pagine, che non vi spoilerò, quello lo lascio a voi. E niente, spero che comunque vi sia piaciuta questa breve recensione, ovviamente no spoiler, ditemi la vostra, reperitelo perché è davvero interessante e aspetto le vostre sensazioni e i vostri commenti. L'angolo fumettoso vi saluta, vi abbraccia, vi aspetta al prossimo video e ciao a tutti.